tornata con un piccolo haul da OVS di Essence perché mi serviva lo spray fissante che non avevo, siccome mi serve perché devo fare un trucco che mi resista e perciò l'ho voluto provare. Non so come sia, molti l'hanno comprato, non sarà una cosa eccellente, però meglio di niente. Io ho preso questo Essence Glow to Go Illumination Setting Spray, che poi qui ho letto che è uno spray fissante illuminante, darà un po' di luminosità. E ho preso questo. Ora qui nello scontrino non c'è in dettaglio il prodotto. Mi pare che era 3 euro e qualcosa, 4 euro, questo qua. Spero sia buono, spero che non mi secchi la pelle. È 50 ml, questo di qua. Poi ho preso un illuminante, mi sono confusa perché ce n'ho tanti tipi, poi niente, ho preso questo in questa, diciamo, confezioncina carina a forma di cuore, perché quello che ho, uno l'ho dovuto, diciamo, declutterare, buttare perché si è rovinato tutto, si è rotta il packaging, perciò il prodotto si è rovinato. E ne ho uno di Make Up Revolution sul rosino, ma non è che mi fa impazzire, comunque lo uso lo stesso. Ho preso questo che era, penso che è uscito da poco, si chiama My Glow Passion Eyeliner. Ma ora ho aperto la scatolina dopo che l'ho comprato, ho visto che bianco. Io pensavo forse c'era un'altra colorazione che era più dorata, mi devo prendere quello. Diciamo è un pochettino trasparente, ma così è. Allora, non so se notate qualcosa, capace che ho fatto un flop acquistando sto coso. Comunque sembra polvere bianca, dovrebbe un po' illuminare. Vediamo se me lo metto un po'. Non è che si nota tanto. Non mi ricordo il prezzo, ma comunque solo 2 euro, 3 euro e qualcosa. Poi ho preso una cipria banana power, la Brighten Up, perché è molto buona. Questa si può fare anche diciamo, si mette sotto qui dove si mette il correttore, il baking, ecco il termine tecnico è il baking, ma io la metto in tutto il viso. Una volta l'ho usata e mi sono trovata benissimo. Intanto la lascio stare chiusa, la confezione, poi vediamo. E poi ho visto nelle novità, c'era questo qua, questo, però la sono fissata con il blush illuminante, questo blush Baked Blush Highlighter, sarebbe un blush illuminante che funge pure da illuminante. La commessa mi ha detto che era un illuminante, ma blush è blush. E niente, è la numerazione 01. Questa era messa nel reparto delle novità. Poi c'erano altre cose che io sinceramente non ho preso, non è che mi posso prendere tutto. Mi prendo, diciamo, quello che mi serve. E non mi ricordo quanto è costato, 3 o 4 euro. Va bene, questo è stato tutto il mio shopping da OVS. Per ora non ci devo andare a comprare frutta e cose. Non faccio da tempo haul di shopping di abbigliamento, per ora non ho comprato niente. Magari ora con gli sconti che faranno farò qualcosa. Va bene, scusate la mia faccia perché stamattina sono partita, non mi sono potuta truccare perché sono partita in fretta e furia. Niente, va bene, mi devo lavare anche i capelli, vediamo sto pomeriggio, ora non ci arrivo, è tardi. Va bene, vi saluto, questo non vi interessa, scusate tutta questa parlata. Va bene, vi saluto e ci ritroviamo presto in un altro video. Ciao ciao!